3 gol per gettarsi Montevarchi alle spalle, 2 per capire che anche le gare chiuse, chiuse poi, non sono definitivamente. Il Teramo conclude nel migliore dei modi una settimana aperta nel peggiore dei modi, da Pontedera al 3-2 con la Fermana, che permette al Diavolo di sorpassare i marchigiani in classifica e prendere ossigeno in attesa del derby, stavolta di campionato, di sabato prossimo. Gara più chiusa di quanto il punteggio direbbe, perché Federico Viero stappa la contesa dopo appena 4 minuti e fa una sottolineatura doppia a 5 giorni, davvero da incorniciare. Il suo diagonale esalta il Bonolis, che ritrova un Diavolo fatto di geometrie e di qualche problema fisico di troppo, come quello che al 17esimo costringe Bois a lasciare il posto temporaneamente a Rillo. In mezzo la reazione della Fermana, che si fa preferire da metà tempo in avanti, Marchi e Panitteri su tutti, ma che rischia di capitolare quando Bernardotto decide che il litigio col gol continua ancora, spedendo sul ginestro un'occasione ghiottissima al 25. La parte finale di prima frazione degli ospiti, che piazzano le tende nella tre quarti biancorossa, ma che non vanno oltre una testa alta di Frediani e qualche altro brivido potenziale che il Teramo spesso si crea anche da solo. Gli inizi di tempo però sono la specialità della casa. Dopo la sgroppata di Ndreka, entrato per il subentrante Rillo che libera Malotti per il diagonale sul fondo, e la doppia occasione di testa, Piacentini da un lato e Mordini molto più pericoloso dall'altro, gli indizi portano a supporre che le emozioni saranno ancora tante, specie per il pubblico di casa, visto che Mungo, fulmine dai 20 metri con ginestra immobile, decide che è arrivato il momento di mettere il sigillo alla partita, chiusa con mandata tripla dalla fuga solitaria con scavetto sontuoso di Rosso, per un 3-0 che al minuto 57 sembra quasi anticipare, e di molto, il momento del commento ad un match a cui Riolfo però vuole rimanere comunque attaccato, malgrado Bernardotto rischi di chiuderla con un diagonale che si spegne di un soffio al lato. E allora, malgrado sia sotto di 3, inserimenti in casa gialloblu di Capece e Nepi danno nuova linfa alla Fermana, che rischia di riaprire la contesa con la testa di Graziano salvata da Agostino in campo al posto del febbricitante Tozzo e successiva stoccata fuori di Blondet sotto misura. Diavolo appagato e che regala a Viero la standing per far spazio al Lombardo, falloso però su Panitteri al minuto 65. Marchi dal dischetto non sbaglia e regala qualche barlume di speranza agli ospiti, pericolosi con Rodio, ancora bravo Agostino, mentre Rosso, dopo la mezz'ora, gira debolmente tra le braccia di Ginestra un servizio di un Mungo versione scintillante. Ci prova anche Berligea a 6 dal 90esimo, quando già il Bonolis aveva tributato a Bernardotto gli applausi doverosi dopo una prova generosa sì, ma ancora senza gol. E con la rete di Nepi ad un passo ai titoli di coda, che regala 120 secondi di tensione non richiesta agli oltre 1000 sugli spalti, ma che non cambia la destinazione dei 3 punti, che rimangono in Abruzzo e permettono al Diavolo di presentarsi non più convalescente, ma guarito, all'appuntamento dell'Adriatico Cornacchia di Pescara di sabato prossimo. Fermana sorpassata e adesso sì che la classifica fa meno paura.